desiderato e il 2 ottobre del 1960 sono nato. Quando arrivai al quarto anno, mia madre era di nuovo incinta. Una gravidanza a rischio. Giocavo e socializzavo con tutti, invariabilmente, maschi e femmine, bambini o adulti. Poi, in terza elementare, fui affidato a un collegio di suore. Non so se sia stato un bene, ma è probabilmente da questo momento che la mia famiglia si modificava. La mia famiglia ero io. In questo ricovero vi fu un decesso e io e la mia classe fummo portati in quella che era stata allestita come camera ardente. Ricordo che rimasi scioccato nel sentire quella pelle così fredda. Sono le parole di Gianfranco Stevanin, un assassino seriale che ha ucciso dal 1989 al 1994. Ha colpito 6 prostitute. Per lui la definizione esatta è quella di assassino per libidine. Robert Ressler, il fondatore dell'unità di scienza del comportamento dell'FBI, ha un altro termine, quello di camaleonte sociale. Un insospettabile, una persona che mai nessuno immaginerebbe essere un serial killer. Sì, ho avuto modo di incontrare Gianfranco Stevanin in un paio di occasioni. Non abbiamo parlato nei dettagli, ma alle nostre domande si è sempre dimostrato disponibile alla collaborazione, non abbiamo mai avuto nessun problema. L'incontro con Stevanin nasce perché c'è un interesse di fondo, che è quello di cercare di capire la personalità di questo soggetto, che non è un soggetto qualunque. Mi ha fatto capire cosa vuol dire la rassegnazione e la pazienza. Il seriale è egosintonico e quindi per lui va bene quel comportamento lì. Si astiene in carcere perché gli manca materia prima. I bambini, le donne. E come esce fuori, trova di nuovo bambini e donne e ricomincia. La natura può fare il bene o il male. A volte, diciamo, di fronte alla disperazione di una persona che ha visto un proprio caro assassinato per nulla, per un delirio, no? E che si dispera, io cerco di far capire a questa persona, guardi, lei è come se stesse camminando su un prato e che arriva un fulmine e la uccida. Con chi se la vuole prendere? Per compiere un delitto bisogna sostanzialmente non rendersi conto, perché non è facile uccidere, non è assolutamente facile, è una cosa difficilissima. E questo non lo dico solamente per coloro che compiono dei delitti, lo dico anche per i soldati che vanno in guerra. Le guerre sono sempre state combattute drogando i soldati, perché è difficile uccidere. E quando poi si prende una pratica di uccisione, come nel caso dei belligeranti, dei militari che fanno le guerre, questi poi tornano sostanzialmente disturbati psicologicamente e finiscono o suicidi o drogati o comunque diventano esseri sostanzialmente asociali. Gianfranco Stevanin sembra proprio un tranquillo ragazzo di paese, discreto, sempre gentile con tutti, un insospettabile, anche se nel suo passato ci sono un paio di rapine con un'arma giocattolo. Un omicidio colposo, un brutto incidente, travolge e uccide una donna in bicicletta. E poi ancora un giorno viene fermato a bordo della sua auto. Nel bagagliaio vengono trovati strani oggetti, una targa falsa, coltelli a serramanico, forbici, macchine fotografiche, lacci. Ma per tutti sono ragazzate, cose che succedono. Sua madre, onnipresente e protettiva, lo rincuora e lo giustifica contro tutti e tutto. E infine un avvenimento, un incidente in moto. A 16 anni, Stevanin cade e batte violentemente la testa. Un fatto che condizionò tutta la mia vita successiva. Una delle conseguenze di quell'incidente fu l'epilessia. Mi sentivo cambiato, ragionavo in un altro modo, mi comportavo in modo differente. Anche la mia sessualità risultava cambiata. Poi, una notte, la notte tra il 15 e il 16 novembre 1994, a Vicenza. La sera del 15 novembre 1994, in cui ho conosciuto la ragazza che mi ha fatto arrestare, stavo più male del solito. Avevo visto mio padre praticamente morto. Cercai un contatto, un'amicizia, un po' di calore umano. Vidi una ragazza che poteva darmi un po' di quel calore umano che cercavo, anche a costo di pagarlo. La proposta di fare delle foto mi avrebbe aiutato a rompere il ghiaccio e a sfuggire un po' alla realtà. Il resto è storia nota. La ragazza, una prostituta austriaca, si chiama Gabriella Mosgero.
Stevanin si accosta al figlio della strada, le chiede quanto vuole, la convince a salire sulla sua auto, le dice di essere un fotografo professionista alla ricerca di immagini artistiche hard. La ragazza accetta, chiede 1.000.000 lire ad una condizione: non vuole essere riconoscibile. Queste le regole del gioco. Gabriel Musger arriva nella Villa Padromale quella sera di novembre, del 16 novembre 94, e Stevanin, già all'interno del salotto, aveva allestito un set fotografico. I due arrivano a Terrazzo, vicino Legnago, nella villetta di famiglia di Stevanin. La ragazza chiede di essere pagata, ma tutto quello che ottiene è un rifiuto e la vaga promessa di essere pagata da un'altra persona che avrebbe comprato le foto. Lei allora chiede di essere riaccompagnata indietro. Nel momento in cui questa ragazza si rende conto che dietro le gesta di questa persona ci sono intenzioni negative, lei cerca di ribellarsi e allora ecco che Stevanin diventa aggressivo. Stevanin si allontana furibondo, poi torna sui suoi passi urlando: se non lo vuoi fare, lo facciamo lo stesso. Le punta contro una pistola, la fa spogliare, la obbliga a mettere una tutina azzurra, le fa indossare una collana di finti turchesi, le ordina di sedersi sulle sue ginocchia, scatta alcune foto con l'autoscatto. A un certo punto questa ragazza si rende conto che l'unica via di fuga può essere quella di fingersi sottomessa a Gianfranco Stevanin e quindi simula questa sottomissione, addirittura accetta un rapporto sessuale, lo porta fino in fondo. La ragazza è terrorizzata, sola, in una villa persa nel nulla. Nessuno può sentire le sue urla, nessuno può aiutarla. Eppure riesce a prendere tempo, racconta di avere dei risparmi nascosti a casa sua a Vicenza, offre 25.000.000 lire in cambio della sua libertà. Lei chiede di andare in bagno, tenta inutilmente di fuggire, ma la finestra è bloccata. Stevanin si precipita in bagno, trascina fuori la ragazza, la porta in camera da letto. È una lotta impari. Stevanin è un uomo grosso, forte. Lei è costretta a subire. La colpisce. Stevanin violenta Gabriella Musger nella stanza di sua madre. Quando tutto è finito, la ragazza si riveste. Lo convince ad accompagnarla a casa. La sua libertà in cambio di 25 milioni. Lui accetta. Salgono in macchina. Lei lo asseconda durante tutto il tragitto verso Vicenza. Ma giunti al casello, approfitta di un momento di distrazione di Stevanin. Lei si butta fuori dalla macchina, corre verso una volante della polstrada. Gli agenti perquisiscono la macchina, trovano la pistola, lo arrestano. Gabriella Musger denuncia la violenza subita. Tutto comincia così, nella notte tra il 15 e il 16 novembre del 1994. È così che Gianfranco Stevanin viene smascherato grazie alla tenacia di questa ragazza, grazie al coraggio che lei trova e quindi questo scenario, diciamo, questa scena apre, alza il sipario su quelli che saranno poi definiti gli orrori di Terrazzo, gli orrori del mostro. Gianfranco Stevanin viene processato e condannato, 3 anni e 4 mesi. Violenza sessuale, sequestro di persona, tentata estorsione. Poi, il 3 luglio del 1995, Stevanin sta per lasciare il carcere. È un lunedì mattina. Un bracciante sta pulendo un fossato all'interno della proprietà Stevanin. La sua falce si impiglia in qualcosa di strano, un sacco di juta. Dentro, un altro sacco. E in questo sacco, il tronco di un corpo umano. Si legge nel rapporto dei carabinieri: una gabbia toracica, porzione estesa di sacro, porzione estesa di ileo, ischio e pube. Il corpo di una donna. Stevanin viene trattenuto in carcere. Iniziano le perquisizioni nelle sue case: la villetta in via Torrano 41 a Terrazzo, il vecchio casolare in via Brazzetto. Gli investigatori sequestrano centinaia di riviste e fotografie pornografiche, sacchetti pieni di peli pubblici. I carabinieri trovano anche i documenti di due donne. Liliana Pavlovic, cameriera serba di 25 anni, della quale non si hanno notizie dall'agosto del 1994. Claudia Puleio,
29 anni, tossicodipendente di Legnago, scomparsa il 15 gennaio dello stesso anno. Le perquisizioni vanno avanti, lettere indirizzate a fidanzate e compagne di giochi erotici, schede di ragazze con indicate misure e prestazioni, riviste pornografiche mescolate a santini di Padre Pio. Per un assassino seriale conservare trofei e souvenir della vittima è un'attività fondamentale e anche il rapporto tra la sua religiosità e i suoi delitti non deve stupire. Ci dice invece molto sulla sua strana moralità. Il feticismo, che consiste nel conservare gli oggetti, no? Noi lo vediamo spesso in questi omicidi plurimi che prendono oggetti, li tengono, hanno delle collezioni, no? Serve a mantenere per sempre il controllo sulle persone. Il feticismo è la parte per il tutto, no? Tengo questo, siccome non posso tenere sempre questo cadavere, tengo una parte e la terrò sempre, sarà sempre mia. No? Il feticismo ha un valore protettivo. Lo vediamo benissimo nei bambini, i quali vanno a letto con il loro pupazzetto, assolutamente insostituibile, per cui chi glielo dovesse sostituire con un altro succedono scene deliranti, per cui il feticcio è una configurazione protettiva attraverso la quale io mi sento al riparo dall'imprevedibile, dal minaccioso e dall'incombente. L'umanità primitiva è sempre andata avanti a colpi di feticcio, ma il feticismo non è finito e non si è espresso solo in ambito sessuale, il cui significato è questo: la donna mi fa così paura che io mi attacco a questi feticci, che può essere un frustino, può essere un reggicalze. E questa configurazione la troviamo anche in molti campi, persino in quelli religiosi. Pensiamo a tutte le immaginette che uno si porta nel portafoglio, le immagini di Padre Pio, sono configurazioni protettive. Il feticcio non è una cosa tragica, è una forma elementare di difesa dall'imprevedibile. Finite le perquisizioni nelle case di Stevanin, entra in scena Maria Grazia Omboni, il pubblico ministero di Padova. Lavora in collaborazione con i carabinieri, i primi intervenuti sul luogo dei ritrovamenti. Stevanin, ora indagato per omicidio volontario ed occultamento di cadavere, viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Verona Montorio. Nel frattempo a Terrazzo arrivano le ruspe. 12 novembre 1995 viene alla luce un nuovo macabro scenario. Terreni del podere della famiglia Stevanin. I carabinieri scavano e ad 80 centimetri di profondità trovano il cadavere di una giovane donna piegato in due, avvolto in un telo. La prova del DNA stabilisce che la ragazza è Biljana Pavlovic. I suoi documenti sono stati ritrovati in casa Stevanin. Il nostro coinvolgimento nel caso Stevanin è iniziato nel 95 ed si è concluso con gli ultimi ritrovamenti del 97. Quella mattina lì abbiamo avuto una sorpresa. Abbiamo trovato un involucro vicino da 10 metri circa dall'etamaio, sotterrato a circa un metro, un involucro in nylon. Lo abbiamo aperto e abbiamo trovato un cadavere intero, ormai in via di decomposizione. Questo cadavere poi dall'esame autoptico è stato accertato che apparteneva a Pavlovic Biljana. A Gianfranco Stevanin piace il sesso estremo, per lui la trasgressione non è mai abbastanza. Tortura e alla fine, durante i rapporti sessuali, uccide. Un serial killer come Gianfranco Stevanin rappresenta il perfetto accostamento di sesso e morte. Il caso della Biljana Pavlovic aveva questa caratteristica molto peculiare. Il corpo era sostanzialmente ben conservato, esisteva questa lesività importante che dalla regione perineale, diciamo dalla regione vaginale, arrivava, attraversava l'area iliaca. Questa
soluzione di continuo, grossa soluzione di continuo, ha determinato la penetrazione di batteri putrefattivi, pertanto la regione perineale di questo corpo era distrutta. Noi non possiamo dire se l'utero fosse stato asportato o semplicemente sia andato post mortem incontro a distruzione. Certamente l'utero normalmente è una delle strutture che si conservano di più nel cadavere e in questo caso non l'abbiamo trovato. 1 dicembre 1995, un terzo cadavere viene alla luce. Anche questo è avvolto nel nylon. Il corpo è mummificato. Tra uno strato e l'altro di pellicola ci sono fogli di giornale. Il nome della vittima, Claudia Puleio. Anche i suoi documenti sono stati ritrovati in casa Stevanin. Il corpo di una vittima può raccontare molto a un investigatore esperto. Ci possono essere segni di mutilazione, di depezzamento. Ciò può avvenire perché l'assassino ha un suo bisogno sadico e perverso nell'incidere la carne. Oppure tutto può essere strumentale. Il depezzamento può servire soltanto per disfarsi di un cadavere. Nel caso della Puleio, la causa di morte è stata ipotizzata, quella di un soffocamento. Anche la Puleio aveva in testa un sacchetto e questo, pur non essendo evidenziabili per questioni di conservazione del corpo segni diretti di asfissia, questo era sicuramente un indizio molto importante verso la morte asfittica. Fra il dicembre 1995 e il giugno 1996 inizia una dura battaglia di nervi tra Maria Grazia Omboni e Gianfranco Stevanin. Incontri, colloqui, interrogatori. Continuano ad emergere particolari sempre più macabri. Dalle foto sequestrate più di 7.000 scatti, emerge che almeno altre due ragazze sono state uccise durante atti sessuali sadici e perversi. Una delle due viene identificata. È una prostituta austriaca, Roswitha Dalassing. È stata fotografata molte volte. Gli omicidi contestati a Stevanin ora sono 5, 2 presunti e 3 accertati. L'ossessione per il sesso di Gianfranco Stevanin è documentata da foto, riviste, oggetti. Stevanin ama legare le sue vittime, vuole esercitare su di loro un potere assoluto. Potere e terrore. Questo lo rende forte, questo lo rende vulnerabile. Stevanin ama fare fotografie, foto di donne e particolari osceni. Conserva tutto, una sorta di terribile collezione, una sorta di legame indissolubile con le donne che ha conosciuto, che ha pagato per fare sesso, che ha, in alcuni casi, ucciso. Le foto che gli investigatori ritrovano nel casolare degli orrori servono a capire qualcosa sul movente dell'assassino. Le donne ritratte sono ammanettate, torturate. Si capisce che Gianfranco Stevanin ha un piacere particolare nel dominare, nel controllare. Sono comunque tutte prostitute, vittime ad altissimo rischio. Dobbiamo ragionare su un fatto, siamo nei primi anni 90, l'uso dei cellulari ancora non è diffuso. Non è come oggi, che quando una prostituta si allontana con un cliente è sempre in contatto con un'altra. Per Gianfranco Stevanin queste vittime sono vittime facili da isolare, nessuno andrà a cercarle. Questa è una strategia così molto, 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 molto astuta, molto finalizzata. Prostitute extracomunitarie che vanno e che vengono senza patria né parte, è più difficile trovare poi il responsabile, no? Perché sono donne senza nome e senza volto, come si suol dire, e quindi è più facile da trovare, sono ragazze che stanno così in mezzo alla strada, che sono appena arrivate, quindi che so io, magari non sono state manco registrate, la polizia manco sa che esistono. Sono quelle persone non persone in pratica, no? Che non hanno una loro identità sociale in pratica, quindi è più facile prendere queste e fare su di loro nefandezze di vario genere, no?
prostituta è uno degli oggetti preferiti da parte dei serial killer, parliamo di oggetti dal loro punto di vista, nel senso che i serial killer trattano le persone come se fossero delle cose. E si scatena quello che il buon Freud chiamava fusione delle pulsioni, che sono la sessualità e l'aggressività. Di per sé queste due pulsioni sono sempre fuse tra di loro. Se un bambino dovesse vedere padre e madre che fanno l'amore, direbbe che il papà sta picchiando la mamma, nel senso dell'immagine. Ora, queste due pulsioni sono tra di loro molto intrecciate, e quando la sessualità sfrenata oggettiva la persona, in quel momento si scatena l'aggressività e si distrugge l'oggetto d'amore, cosa che capita anche a noi ad un altro livello, perché non dobbiamo pensare che i delitti siano cose diverse dai nostri comportamenti normali, c'è solo una differenza di quantità e di intensità. Anche noi trattiamo i nostri oggetti d'amore con l'ambivalenza dell'amore e dell'odio. Alla stessa maniera, quando si oltrepassa il sentimento e si passa al gesto, allora accade il delitto in questa modalità. Il gran desiderio di un cuore inquieto è di possedere interminabilmente la creatura che ama o di poterla immergere, quando sia venuto il tempo dell'assenza, in un sonno senza sogni che non possa aver termine. Biljana Pavlovic, 25 anni, cameriera serba. Stevanin la avvicina alla porta al suo casolare. I due fanno sesso estremo. Il piacere sessuale è proporzionale al rischio di morte. Eros e Thanatos, amore e morte, sesso e morte, o meglio, violenza e morte. Durante il rapporto sessuale Stevanin infila un sacchetto di plastica sulla testa della ragazza e la soffoca. Già altre volte avevamo fatto insieme sesso estremo. E quella sera al casolare decidemmo di provare qualcosa di diverso. La feci spogliare. Le legai le mani dietro la schiena. Poi le infilai un sacchetto di nylon sulla testa per provare un piacere più intenso. Una volta finito di fare l'amore, mi accorsi che era morta. Presi il cadavere, lo piegai in due, lo avvolsi in un telo cerato color azzurro, lo portai nell'orto e lo lasciai poco lontano dentro un avvallamento. Poi lo ricoprì di terra con il badile, bruciai gli abiti e la borsetta. 19 luglio, 23 agosto 1996. A suo modo, Stevanin confessa 4 delitti. 4 ragazze gli sono morte tra le braccia. 3 durante rapporti sessuali estremi. 1 per overdose di eroina. Racconta, sotto forma di deduzioni o flash, come se si trattasse di sogni, di aver sezionato il cadavere fino ad occultarlo, di aver tagliato prima gli arti, le gambe e poi le braccia, ricavando 2 pezzi per ogni arto. Poi aggiunge particolari. Una ragazza era giovane e aveva dei bei capelli biondi. Ricorda anche di aver vomitato una volta, durante il taglio di un cadavere, a causa di un forte odore di sangue. Il ricordo più forte che ho è del sangue. La malvagità è quello stato di codice, coscienza per cui l'individuo non ha più niente, la ragione è stata soppressa, insomma, sono gli istinti che si scatenano. Dopodiché c'è addirittura il gusto del fare il male. Le operazioni, funeree, produce piacere, e credo una parte intensa di piacere.
che fa parte sempre in questo suo controllo totale dell'altro fino alla morte, no? Per inde a cadaver, cioè anche dopo morti, no? Lui possiede totalmente questo corpo, lo seppellisce, fa eccetera. Per cui ecco che il sadico omicida non è soltanto sadico, ma ha anche un'altra, no? Condivide anche un altro tipo di perversione, che è la necrofilia. Racconta di una notte sulla sponda di un ampio canale da cui avrebbe gettato il cadavere, di non aver nessun ricordo del volto della ragazza. È come se io vedessi un volto sfocato al massimo. Poi, in un secondo momento, di aver trovato in una stanza del casolare qualcosa di avvolto nel nylon trasparente. Una massa scura che... poteva essere di una pecora, ma anche il corpo di una persona piegata in due. E ripete ossessivamente: quello probabilmente era un corpo umano. Sono io che vorrei fosse qualcos'altro. In realtà le analisi su quel cadavere, ritrovato il 12 novembre 1995, parlano di segni di violenza, di terribili mutilazioni. Terrazzo, piccolo comune nel basso veronese, è lo scenario in cui Gianfranco Stevanin ha agito, il luogo fisico della sua follia omicida. In queste terre immerse nella nebbia, dove i rumori sembrano scomparire nel nulla e le persone sono riservate ed introverse, si trova quella che viene definita la casa degli orrori. Le case di proprietà della famiglia Stevanin sono due. Una la villetta dove viveva con i genitori, in via Brazzano 41, e un vecchio cascinale in disuso in campagna. La villetta dei genitori è una casa di campagna, è lontana da altre abitazioni, circondata da appezzamenti ampi di terreno. È una casa grande, dignitosa, ma in qualche modo trascurata, muta testimonianza del disinteresse di tutta la famiglia per le relazioni sociali. Poco distante, ma completamente isolato, si erge un casolare come tanti altri, di quelli usati a scopo agricolo. Il casolare è il suo luogo d'elezione. Qui può stare da solo, portarci indisturbato chi vuole. Qui Gianfranco Stevanin si apparta con le ragazze che aggancia per la strada. Tutti i corpi ritrovati durante le indagini sono emersi da questi terreni. Il luogo dove il serial killer ha ucciso è una vera e propria stanza degli orrori. Gli stessi orrori che abitano le stanze della sua mente. Una mente forse malata. Certamente il suo cervello è stato danneggiato da un terribile incidente della strada. La battaglia legale su Stevanin è essenzialmente una battaglia di perizie. Il punto non è stabilire chi ha provocato la morte delle ragazze, ma se lo ha fatto intenzionalmente e consapevolmente o no. Per i legali della difesa Cesare Dalmaso, Daniela Cebbi e Lino Roetta, Stevanin non è in grado di intendere e volere a causa del gravissimo incidente in motocicletta avvenuto quando aveva 16 anni. Trauma cranico, fratture alle orbite e alla fronte. Resta in coma per un mese, poi, dopo una serie di operazioni, si salva, ma rimane un focolaio epilettico che gli procura varie crisi. Il grave danno neurologico ha provocato numerosi cambiamenti nella sua vita, nella sfera sessuale, nei comportamenti, nei rapporti con le persone. Un lento ma evidente mutamento del suo carattere, osservato da tutti. Ma questo evento traumatico ha determinato una infermità mentale? Stevanin era o non era in grado di intendere e volere nel momento in cui agiva? Da un lato gli avvocati difensori tentano la linea dell'infermità, ma alla fine del processo, lungo e pieno di colpi di scena, prevale la tesi dell'accusa. Il killer sapeva benissimo cosa stava facendo e conosceva anche le conseguenze dei suoi gesti. Ma che cos'è una perizia psichiatrica? In fondo è soltanto un parere tecnico motivato che un giudice chiede a un esperto. Si tratta di capire se al momento del fatto, al momento del delitto, la persona che lo ha commesso era capace di intendere e di volere.
se sapeva ciò che stava facendo, se poteva resistere all'impulso di uccidere. Mi prendo ad esempio così, perché così sono neutrale. Io posso avere tante belle fantasie, eccetera, no? Posso passare, che so io, di fronte, no, a una rosticceria avendo fame, una gioielleria, oppure posso vedere delle belle signore per la strada e fare una serie di pensieri, no, ma ne potrei saltare addosso, vederci, benissimo, ma non le faccio, posso tenermi a freno, posso tenermi, se io ho una lesione di questo tipo con più difficoltà mi tengo a freno, ma secondo me anche con questo, no, diminuita questa istanza, ma la possibilità di non passare dalla fantasia all'atto c'era ancora, era possibile. L'uomo è la mente che gli deve dire, gli deve fargli da regola. La regola c'era scritta nella mente, e quella mente, la mente che regola le azioni, la chiamano la coscienza, consapevolezza di quello che stai facendo. Sai di far quello, sai se è giusto o non è giusto, se è bene o se è male. Ci sono persone cattivissime che commettono cose terribili e che sono capaci di intendere e di volere. Se no io potrei prendere Hitler e dire, ma ne ha fatte tante che era incapace, non era mica vero, no? Era capace di intendere. Lui si è sempre trinciato dietro un ricordo, allegando il trauma cranico e la lesione che aveva avuto, senz'altro grave, intorno ai 7-8 anni, mentre guidava una motocicletta, aveva un incidente stradale, aveva riportato una lesione frontotemporale destra, con una perdita di sostanza del lobo frontale destro, e lui su questo, secondo noi, giocava delle amnesie che effettivamente erano molto, molto funzionali alla sua strategia difensiva, insomma, erano proprio usate molto bene. L'infermità mentale è una comoda locuzione giuridica per non dire quello che invece bisognerebbe dire, e cioè che i giudizi che si compiono in tribunale si regolano sulla capacità di intendere e di volere. Ora, in tutti coloro che commettono delitti, noi vediamo un'enorme capacità di intendere, una grande lucidità nella descrizione di quanto è accaduto, una capacità di reggere il confronto, quindi la loro mente funziona. Hanno anche una perfetta consapevolezza della volontarietà del loro gesto. Quello che manca loro è la capacità di sentire, cioè quella risonanza emotiva che gli fa percepire che il loro gesto è un gesto fuori dalle regole, è un gesto grave, è un gesto omicida. Il 6 ottobre 1997 inizia il processo alla Corte d'Assise di Verona. 28 gennaio 1998. La Corte d'Assise di primo grado del Tribunale di Verona condanna Gianfranco Stepanin alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per i primi 3 anni, oltre al pagamento delle pene processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Verona ha pronunciato la seguente sentenza nel processo a carico di Stevanin Gianfranco. Dichiara Gianfranco Stevanin responsabile di tutti i reati a lui ascritti e ritenuta la continuazione tra gli stessi, considerata come più grave ciascuno dei delitti di omicidio volontario, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3. Yeah.
processo di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Venezia ribalta la sentenza, incapace di volere a causa dell'incidente. La Corte lo assolve per gli omicidi e lo condanna per l'occultamento di cadavere e depezzamento dei corpi. 10 anni e 6 mesi di internamento e immediato ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di 10 anni. Mi hanno chiamato folle, ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell'intelletto, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo non nasca da una malattia della mente, da stati di esaltazione della mente a spese dell'intelletto in generale. Il lavoro dei periti psichiatri non è per niente semplice. Devono determinare con esattezza la responsabilità di Gianfranco Stevanin. Durante il secondo grado di giudizio c'è chi sostiene che non abbia avuto alcuna responsabilità negli omicidi. L'incidente della strada gli ha portato una lesione cerebrale e poi una sindrome epilettica. E allora lui avrebbe torturato, seviziato, ucciso durante una crisi epilettica per poi risvegliarsi e occultare il cadavere. E allora proprio per questo viene condannato solamente per l'occultamento del cadavere. In primo grado addirittura col caso di Stevanin, se non ricordo male, ci fu una cosa straordinaria. Fu considerato incapace di intendere di volere e quindi mi pare non imputabile per gli omicidi, ma poi fu condannato a 10 anni mi pare per vilipendio di cadavere. Lei capisce che è una cosa che non sta assieme, insomma, no? Come questo è condannato a 10 anni perché ha squartato i cadaveri di persone che ha ucciso. Quando uccideva era a posto, quando squartava i cadaveri in fondo faceva l'anatomo patologo a quel punto, no? 14 luglio 1999. Stevanin viene trasferito nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, dopo essere stato detenuto nel carcere di Verona Montorio dal 13 novembre del 1995 al 7 luglio del 1999. Maggio 2000. Il procuratore generale di Venezia, Augusto Nepi, impugna la sentenza per approccio metodologico non corretto. 23 marzo 2001. Una nuova sentenza di secondo grado ribalta il precedente verdetto. Conferma la condanna all'ergastolo con isolamento diurno del primo grado. Per effetto di questa sentenza, Stevanin viene nuovamente trasferito dall'ospedale psichiatrico giudiziario al carcere giudiziario. Gianfranco Stevanin, un giovane abbastanza agiato, figlio di coltivatori diretti con discreti possedimenti, dal comportamento riservato e corretto, amante della solitudine, privo di amicizie e con qualche storia sentimentale nota. Non ero mai solo. Ero sempre con i miei genitori, o con gli operai, o giocherellavo, o imparavo a guidare il trattore, che era la mia passione. Avevamo anche delle mucche. Abbiamo sempre avuto anche pollame da cortile. Lo tenevamo per noi. Era papà che uccideva le bestie per mangiarle. Io non l'ho mai fatto, perché mi dava fastidio l'idea di uccidere le galline. Quando ho visto mio padre uccidere polli e galline, non mi ha dato una buona impressione. Sono stato sempre contrario alla caccia. Quando mamma ha avuto problemi con la gravidanza, sono stato messo in collegio. Avevo 4-5 anni. Tutti i seriali che ho visto mi hanno raccontato questa storia, no? Cioè nella loro vita c'è stato un momento di abbandono, di vuoto, di angoscia, di insignificanza. Insomma, come se loro fossero precipitati in un buco nero, no? Dal quale non sapevano come tirarsi fuori e che si accompagnava ad una rabbia terribile, una rabbia di tipo narcisistico. La rabbia della persona ferita, insomma, una persona offesa, no? Del tipo come anche tu mi hai lasciato, come tu mi lasci, io che faccio tanto, che voglio tanto bene e tu mi abbandoni in questa maniera, ecco. Quindi da un lato
era nato in lui questo sentimento di allora non valgo niente, la vita non ha significato, non ha senso, io non ho senso, che cosa, dove finisco, qual è il mio destino, insomma, no? Dall'altro la rabbia, maledizione, maledetta la figura femminile, maledetta la donna, no? Che lasciandomi in questo modo mi fa soffrire, mi fa star male, insomma, no? In collegio rimane per tutte le scuole medie e il primo anno delle superiori. Tornato a casa, continua gli studi presso la scuola statale di Legnago, ma si trova costretto ad interromperla. Il grave danno neurologico provocato dalla caduta in moto induce un lento ma evidente mutamento del carattere. A causa delle numerose crisi epilettiche e delle forti emicranie, è costretto a lasciare la scuola. Ha perso ogni capacità di concentrazione. Tra il 1978 e il 1979 compie una serie di piccoli reati. Nel 1983 travolge e uccide una donna in bicicletta. Viene condannato per omicidio colposo. Nel 1989 sequestra e violenta una donna. Racconta di aver scoperto il sesso a 13 anni con una ragazza sposata. Lei mi ha usato e non mi è dispiaciuto. Conobbi così la progressione tenerezza, preliminari, rapporto. Tutto ciò che ho appreso lì non l'ho più dimenticato. Tutto sommato, per quello che ha fatto e nel modo in cui l'ha fatto, credo di dover essere molto riconoscente a questa donna, anche se le sue intenzioni non fossero solo istruttive. Il suo rapporto amoroso più lungo e significativo è tra i 20 e 25 anni con una sua coetanea. Racconta di un'intensa e quotidiana attività sessuale, ma la relazione finisce a causa della madre di lui. Dopo la fine della storia con la ragazza, diventano frequenti i rapporti occasionali di una sola notte, spesso a pagamento. Stevanin è un uomo insoddisfatto e frustrato, ma per tutti, nonostante tutto, è un bravo uomo, soprattutto per sua madre, figura chiave nella sua vita. La madre era una signora, è una signora molto educata, molto per bene, una grande lavoratrice, una donna molto seria, molto fiera, una signora con è nata in campagna ma imprenditrice, che è stata, e credo lo sia ancora adesso, madre a tutti gli effetti, perché come una leonessa ha difeso e difende il figlio bisognoso. È vissuto in scacco esistenziale con la sua mamma. La sua mamma era una figura poderosa, potente, pervasiva, fredda, che sicuramente lo ha gestito per tutta la sua infanzia e giovinezza, no? Lui aveva una grande soggezione della mamma. Mi ricordo che una volta eravamo al colloquio, stavamo parlando fra di noi, e arriva la mamma. Allora la guardia dice, potete interrompermi un attimo perché è arrivata la mamma di Stevanin e lui va a fare il colloquio con la mamma, no? E mi ha detto, senz'altro, non c'è nessun problema. Lui si è alzato, è andato al colloquio con la mamma, dopo un'ora è tornato ed era tutto cambiato, di abiti, di vestito, no? Questo vuol dire che lui, prima di andare a vedere la mamma, era salito in cella, si era tutto lavato, pulito, messo in ordine, per andare a trovare la sua mamma, ha avuto l'incontro con la mamma, però è tornato a noi senza essersi rimesso la tuta. Lui veniva da noi con una tuta, no? Questa dice lunga, Quello che posso dire è che con la madre c'era qualcosa sicuro che non andava. In fondo la madre, no, faceva le pulizie del luogo dove venivano tagliati i cadaveri. Questo dobbiamo dire che come minimo possiamo dire che ci troviamo di fronte a persone abbastanza singolari. Mia madre era peggio di uno 007. Era praticamente impossibile depistare mia madre. Era peggio di un segugio, cioè veramente non era possibile riuscire a depistarla. Praticamente mi faceva dire quello che in realtà io le volevo tenere nascosto. Riusciva a farmi dire le cose che non volevo dire. La scena del crimine di un assassino seriale si può presentare in due modi. Può essere una scena disorganizzata oppure organizzata. A ciascuna delle due corrisponde un profilo specifico di killer.
i killer organizzati e disorganizzati. I primi pianificano i delitti con tutti i dettagli, i secondi evidentemente questo non lo fanno. Il seriale è una persona precisa, è una persona puntuale che fa le cose bene, eh? Non è una persona che mediti nelle sue fantasie, che sono estremamente fervide, e nei suoi progetti, che faccia disordine. È uno che calcola tutto, costruisce tutto. Poi loro si rifugiano dietro la teoria dell'irresistibile impulso, per cui li ha mossi così, il raptus, no? Fantasia, non è vero? Perché poi se fai la prova inversa e dici, ma se fosse passata la macchina della polizia, cosa avresti fatto? Ah, me ne sarei andato, rispondono. Oppure in molti casi le fanciulle si sono salvate perché casualmente sono intervenuti altri, sono stati altri, no? Quindi preparano con estrema cura il loro reato, non è che sia una cosa che accade perché passando per la strada vedono una donna, questa donna piace, la prendono, la portano via, perché, o dico, provassimo qualsiasi noi a fare questa operazione qua, veniamo arrestati di ipso facto o poco dopo, no? Quindi preparano molto bene il loro delitto, adescano, è il ragno che tessa la ragnatela. Poi c'è un certo corteggiamento, c'è un avvicinamento progressivo, però l'avvicinamento alla figura femminile o comunque alla vittima è un avvicinamento fatto da una persona che non gioca mai le sue emozioni, non può permettersi di giocare le sue emozioni, se gioca le sue emozioni rischia di perdere la partita. Quindi Stevanin per primo ha sempre avuto un approccio estremamente freddo, calcolato, lucido, meditato, premeditato, attraverso gentilezze, corteggiamenti di vario genere, fino a far cascare la fanciulla nella rete. La reiterazione del delitto è tanto possibile, tanto diciamo realizzabile in certe persone, quanto più il delitto viene inserito in una narrativa precisa e continua, cioè ha un senso in un concetto che ha un denominatore comune, un fil rouge, no? Per esempio tutte le donne fatte a un certo modo che fanno certe cose, e allora si può avere la reiterazione. Per esempio, diciamo, ci sono reati terribili, no? Come il matricidio, che non vengono mai ripetuti, eh? Cioè non viene ripetuto, mamma ce n'è una sola, quindi più di uno non se ne può ammazzare, ma poi non viene nemmeno ripetuto l'omicidio. Perché ci sia la iterazione dell'omicidio bisogna che ci sia una narrativa interna, e inserire questo omicidio in qualcosa a cui l'omicidio serve o in cui ha un senso, no? Per esempio ammazzare tutte le persone che pensano un certo modo, fatte un certo modo, che sì, no? A una certa ora, una certa... Ecco, insomma, ci vuole una narrativa che precede l'atto omicida. Gianfranco Stevanin è un killer che uccide con scopo sessuale ed in modo organizzato. Un assassino organizzato è una persona che pianifica i propri omicidi, seleziona le sue vittime, mostra un grande controllo sulla scena del crimine. È una persona ordinata e precisa. Le vittime prescelte sono selezionate con cura, devono rispondere a determinati criteri comuni. Il potere è il concetto cardine su cui ruota la vita mentale del killer. Un altro modo per continuare a esercitare il potere una volta catturato è quello di prendere parte alle indagini in modo cooperativo o fornendo false informazioni. Questo atteggiamento ha due scopi principali: controllare lo stato dell'indagine, rivivere il crimine. 7 febbraio 2002. La Cassazione conferma la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che ha inflitto a Stevanin l'ergastolo. Si chiude così questa clamorosa vicenda giudiziaria, iniziata quasi casualmente nel novembre del 1994. La Suprema Corte sostiene che il percorso seguito dal giudice al rinvio è coerente, logico e non presenta carenze e contraddizioni motivazionali.
Stevanin è perfettamente in grado non solo di preordinare, ma di organizzare minutamente, nei dettagli operativi, i crimini che gli danno piacere, mantenendo un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e l'esecuzione del proposito criminoso, nel corso del quale egli non solo consolidava e rafforzava i suoi propositi, ma studiava le modalità e predisponeva i mezzi per l'attuazione concreta dei suoi piani parafilici. Era decisamente in grado, quindi, di intendere e volere, mosso da degenerazione dell'istinto sessuale. Ma cosa significa capacità di intendere e volere? Un soggetto ha capacità di intendere quando riesce a cogliere il significato, il valore o il disvalore delle proprie azioni. E poi c'è la capacità di volere, l'autodeterminazione in vista di uno scopo. Noi non diciamo che nel caso specifico, non abbiamo mai scritto che Stevanin è sano di mente. Abbiamo scritto che Stevanin è capace di intendere di volere, un'altra cosa, eh? Perché uno può essere un portatore di un disturbo di personalità, di una patologia, e questa patologia non inferisce sul comportamento delinquenziale. E allora a questo punto, se non c'è questo link, questo collegamento, non c'è il vizio di mente, perché il reato deve essere di un soggetto che ha un disturbo mentale grave. Non basta che sia un reato in un soggetto con un disturbo mentale grave. È fondamentale per la psichiatria forense questo punto qua. Sapeva benissimo che non si doveva fare quella cosa che stava facendo. Sapeva benissimo che con quello lui, trovava una soddisfazione di una sua pulsione profonda, grandissima, enorme, ma che con tutto ciò non si poteva fare, non si doveva fare, e l'altra persona soffriva. Capace di intendere e di volere. Ti consideri un soggetto pericoloso? Assolutamente no. Cioè, ho sempre cercato di, in qualsiasi situazione, di risolvere qualsiasi problema con la diplomazia. Chi ha preso la decisione migliore? La Corte d'Assise d'Appello di Venezia o la Corte d'Assise di Verona, dove era stato condannato all'ergastolo per poi essere stato assolto in Corte d'Assise d'Appello a Venezia, per poi essere stato ricondannato dalla Corte d'Assise altra sezione? Chi ha preso la decisione? Io ho la mia convinzione su questa cosa qua, però sicuramente non. Ecco, la verità processuale è questa. La verità processuale è questa di adesso. La condanna definitiva. Gli studi scientifici sui serial killer cominciano con gli anni 70. Un assassino seriale è un soggetto che uccide almeno 3 volte, in tempi e luoghi differenti. Tra un delitto e quello successivo c'è un periodo, si chiama cooling off period, un periodo di raffreddamento emozionale. Ma ci sono delle fasi ben specifiche che portano l'assassino a uccidere. C'è una fase in cui lui vive la situazione in fantasia, poi sceglie la sua vittima, la pedina, la cattura e mette in atto tutto ciò che ha fantasticato. Poi c'è il momento in cui deve disfarsi del corpo e a tutto ciò subentra una fase di depressione che pian piano lascia lo spazio di nuovo alle fantasie sadiche e perverse. Gianfranco Stevanin è un perfetto assassino organizzato. I suoi omicidi sono sempre a scopo sessuale, sono organizzati nei minimi dettagli, sono caratterizzati dal desiderio di imporsi, di sottomettere, umiliare completamente la vittima. La vita mentale di Stevanin ruota attorno a fantasie anomale, prima il voyeurismo, foto, riviste, pubblicazioni pornografiche, poi intorno a progettazioni di rituali sadici. Il sesso è il leitmotiv, è il movente che sta alla base di tutti i delitti che ha commesso Stevanin. Lo chiamavano l'uomo con il pallino del sesso. Tutte le persone normali hanno una volta o l'altra desiderato la morte di coloro che amano. L'uomo è la sola creatura che rifiuta di essere ciò che è.
La pulsione sessuale non è un istinto, in generale gli uomini sono privi di istinti. Proprio considerando la pulsione sessuale, noi vediamo che in presenza di una spinta sessuale io posso concedermi a tutte le perversioni, posso fare l'amore con una scarpa, con il tacco a spillo ad esempio, cosa che sembra non sia concessa agli animali, così come posso in presenza di una pulsione sessuale darmi una meta non sessuale, come nel caso per esempio di fare un'opera d'arte o scrivere una poesia. Gli uomini, bisogna che lo riconosciamo questo, che lo diciamo, non hanno istinti, perché l'istinto è una risposta rigida a uno stimolo. Se io mostro un pezzo di carne a una mucca, la mucca non lo vede come cibo, se gli mostro del fieno lo mangia. Noi non abbiamo risposte rigide, abbiamo spinte generiche a meta indeterminata. E allora anche la dimensione sessuale va considerata come una spinta generica a meta indeterminata, nulla di istintivo. Per cui io non sono determinato di fronte a una pulsione sessuale, mentre un cane salta addosso ad un altro cane, non necessariamente io salto addosso a una bella ragazza in metropolitana. L'origine di questi comportamenti patologici si può trovare scavando nel suo passato, analizzando il delicato rapporto con sua madre. Da un lato la donna, con la sua presenza, ha facilitato ogni cosa, ha reso possibile l'impossibile. Stevanin sostiene di non essere mai riuscito ad avere relazioni durature con le ragazze a causa delle continue intromissioni della madre. La donna non mi può dare spontaneamente e disinteressatamente ciò che mi dava mia madre. Per Stevanin, l'amore originario, deluso per l'abbandono in collegio, si è trasformato in odio per la donna. Tuttavia, egli ha continuato a cercare compulsivamente nella figura femminile una fonte di gratificazione. Poi, ancora una volta, deluso, ha ripiegato su condotte di compenso. La donna non è più vissuta come buona, ma come cattiva. Stevanin mette in pratica la sua interpretazione di sesso estremo. Cerca il piacere attraverso l'umiliazione. È un narciso. Ha bisogno dell'ammirazione degli altri, ma li disprezza. Non tollera i rifiuti. Gli psichiatri mi chiesero di descrivermi in due parole. Ritenni di potermi riconoscere in una frase che lessi su una rivista. Elegante, raffinato, sempre con un accenno di quel buon profumo e perfettamente rasato. A lui la donna piace nature, in minigonna, senza né slip né collan e, perché no, depilata. Gli psichiatri hanno, però, tenuto in considerazione ben altro che la mia descrizione. Lui oggi è il vincente, psicologicamente parlando, perché non dimentichiamo che Stevanin è vero che c'è un ergastolo da scontare, però l'ha vinta lui sui giudici. Nessuno sa quanti omicidi ha fatto, quante donne ha ucciso, e tutti loro sono così, la loro vittoria è a quel livello lì. Quindi alle volte loro ti dicono quello che vogliono dirti, non ti dicono quello che realmente hanno fatto. Il rapporto luce e ombra è un rapporto essenziale. Forse noi dovremmo anche introiettare un po' la nostra ombra e farla vedere. Un quadro non è un quadro se non ci sono le ombre. Un uomo non è un uomo se non ha la sua ombra. Il problema è quello di riconoscerla, perché se io riconosco la mia ombra, automaticamente la so trattare, mi so rapportare. Jung diceva addirittura che l'ombra, la propria ombra va addirittura amata. In questa maniera ci cede dell'energia, mentre se noi facciamo la guerra all'ombra, alla nostra parte cattiva, tutto sommato, questa si ferocisce. E del resto, in un certo senso, l'equilibrio, il possesso di sé lo si acquisisce assumendo la propria ombra e dicendo a se stessi, sì, io sono anche questo. E allora, a questo punto, io mi presento con la faccia pulita di chi ha visto la sua ombra e la consegna agli altri, mentre coloro che si difendono sono quelli che quando li tocchi si sentono punti nel vivo, quel vivo è l'ombra, è la loro parte cattiva che nascondono. Ma non è il caso di fare la guerra a se stessi, anche l'ombra va accolta. Gianfranco Stevanin ha attentamente pianificato i suoi delitti. Ha selezionato le vittime, poi le ha portate in un luogo isolato, le ha torturate, le ha uccise. Si è disfatto dei loro corpi facendoli a pezzi. Durante il processo per lui non è stata riconosciuta alcuna incapacità di intendere e di volere. Ha ucciso unicamente per soddisfare un proprio piacere, sadico e sessuale. Gianfranco Stevanin ha superato la linea d'ombra.
Che cosa si aspetta dai giudici? Non saprei cosa dirle perché qui bisogna vedere persona per persona che idea si è fatta di me. Ma lei come si considera? Io come considero me stesso? Sì. Come ha detto il mio legale, probabilmente malato.